Bene, oggi ci divertiamo! Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, ragazzi! Allora, oggi facciamo una cosa un po' più strana rispetto al solito, sempre sui grafici, però andiamo ad analizzare quelli che sono i grafici di Nasdaq 100, quindi proprio Old Economy, e anche degli spread, cioè i grafici dei rapporti, dei ratio fra Bitcoin e i mercati cripto con Nasdaq 100 e S&P 500. Questo per capire se la questione correlazione, forza relativa, insomma, si sta evolvendo in qualche modo e se soprattutto dal punto di vista di analisi ciclica ci sono delle informazioni aggiuntive da questi grafici, che sono un po' grafici di nicchia, grafici per professionisti o comunque persone che magari si addentrano un po' di più rispetto alla solita media mobile e quindi possono avere delle informazioni insite. Ma prima di ogni cosa ovviamente dobbiamo andare poi a capire se ancora esiste questa correlazione molto molto dibattuta, la correlazione fra i mercati old e i mercati delle criptovalute, semplicemente perché non è compresa la differenza fra la correlazione e l'indice di correlazione, quindi la formula matematica che va a creare la correlazione e quello che invece è il senso della correlazione, quindi l'analisi del dato della correlazione. Molti pensano che significhi che se il mercato Nasdaq per esempio sale deve salire Bitcoin, se scende deve scendere Bitcoin. In sostanza più o meno si avvicina a questo concetto, però non è propriamente così, ragazzi. Significa che l'uno influenza l'altro, ma non che sono, diciamo, che si muovono proprio all'unisono, anche se in questi mesi è capitato anche così. Prima di andare, ovviamente, vi chiedo il pollicione, ragazzi, perché mi lasciate i pollicioni e mi date una mano con l'algoritmo di YouTube. Io ho già i grafici qui davanti, devo essere sincero, volevo fare un altro video oggi, però non c'era tempo, e quindi oggi parliamo degli indici macro, appunto di questi ratio e l'analisi ciclica su Nasdaq, ma sto preparando un video bellissimo che penso possa piacervi, ragazzi, cioè un video proprio sugli investimenti in periodo di inflazione. Che ne pensate? Anzi, fatemi sapere nei commenti se vi può piacere questo tipo di contenuto un po' più a larga scala, quindi non solo focalizzato sulle cripto, ma ovviamente ci stanno anche le cripto, ma anche su qualcosina di più interessante, anche per capire quello che si può fare in periodi del genere. Va bene, allora andiamo direttamente a guardare il primo grafico. Il grafico, sentite, insomma, proprio ormai sono frutto della stanchezza, ragazzi. Allora, il primo grafico, che è quello di Nasdaq 100 nella versione CFD, quindi sto analizzando il CFD, non il future di Nasdaq, però in sostanza per quello che dobbiamo fare noi va benissimo, perché Nasdaq 100 si muove più o meno come il future. Sarebbe più corretto andare ad analizzare per esempio il future proprio ufficiale, però ragazzi, in sostanza, siccome i dati su TradingView del future ufficiale non sono totali, sono anche in ritardo, allora preferisco utilizzare il CFD US 100. Questione ciclica, ragazzi. La questione ciclica inerente proprio al minimo del 16 di giugno è quella relativa alla questione se è stato chiuso o meno il ciclo annuale anche su Nasdaq, perché proprio Nasdaq e Bitcoin si sono dati una mano, stanno camminando a braccetto. Attenzione, che io penso che in periodi di rialzo dei tassi di interesse e di alto livello di inflazione il fatto che i mercati si vadano a agganciare è assolutamente normale, ma di questo ne parleremo, perché queste sono situazioni anomale, non standard della natura dei mercati finanziari, e quindi proprio nella loro anomalia si trova anche quella relazione di correlazione fra Nasdaq, S&P 500, mercati americani in generale, e Bitcoin. Ok, andiamo a vedere quindi la questione ciclica. Questo minimo importantissimo per tutti i mercati finanziari ad oggi, ancora inviolato per da una cinquantina di giorni, questo minimo del 16 di giugno potrebbe essere in effetti
anche il minimo del nuovo ciclo annuale per quanto riguarda Nasdaq. Se da un certo punto di vista si è aperto MetaMask, ragazzi, allora se da un certo punto di vista su Nasdaq è leggermente più evidente che il mercato abbia avuto uno swing al rialzo che lascia proprio intendere come sia possibile l'inizio di un nuovo ciclo annuale, qui su Bitcoin invece la questione è tutt'altro, perché ragazzi Bitcoin non ha lo stesso tipo di struttura rialzista di Nasdaq 100, e questo non è un bene, perché alla fine, se e qualora anche il mercato cripto avesse iniziato proprio su questo minimo il suo ciclo annuale, a quel punto sarebbe veramente molto debole, o almeno al momento è molto debole. Poi i cicli hanno delle forme particolari e insomma bisogna poi addentrarsi, e alcuni per esempio sono molto deboli nelle parti iniziali e poi esplosivi dopo, quindi è vero che al momento è debole e questo è un dato, però potrebbero poi svilupparsi alcune strutture tecniche di movimento del grafico che sarebbero poi positive, però è più complesso insomma da analizzare. Però vedete che il Bitcoin rispetto al Nasdaq 100 in questa fase ha avuto un rialzo meno corposo in termini sia di ponderazione della volatilità, chiaramente rispetto alla volatilità classica dei singoli strumenti, sia anche per un fatto che io vi sto mettendo qui in evidenza ma ancora non vi ho fatto vedere, cioè questo livello. Ragazzi, questa è la semplice media mobile a 200 periodi, quelle che usano gli istituzionali per teoricamente definire quando siamo in un trend al ribasso di lungo periodo, al rialzo di lungo periodo. Per gli istituzionali, sotto la media a 200 periodi, siamo in un trend ribassista di medio-lungo periodo, sopra la media a 200 periodi, sul time frame daily, quindi giorni, siamo al rialzo nel trend di medio-lungo periodo. In questo caso, questa è la media a 200 periodi di Bitcoin, questa è la media a 200 periodi di Nasdaq. Vedete bene come il rialzo di Nasdaq ha avuto un impatto più brillante, oserei dire così. Quindi la questione ciclica però ci porta a questo punto a rimandare la decisione se da qui è iniziato un nuovo annuale o meno nelle prossime settimane, perché su Nasdaq sembra di sì, ma su Bitcoin non si capisce, fermo restando che le altre criptovalute hanno performato meglio di Bitcoin in questa fase, e quindi anche Ethereum stessa, ma anche altre cripto, abbiamo visto per esempio Matic e la stessa Uniswap eccetera, hanno performato meglio, proprio indicando come il minimo di giugno potrebbe in sostanza essere appunto un minimo di un nuovo ciclo annuale, e la debolezza di Bitcoin non si sposa ulteriormente, diciamo, per questo concetto non si sposa assolutamente bene. Da un punto di vista grafico, il mercato hold e Nasdaq 100 ha una sua struttura dalla mensile del 26 di luglio, quindi qui è stato chiuso il primo ciclo mensile di Nasdaq, da qui è iniziato un nuovo ciclo mensile che in teoria dovrebbe andare a chiudersi intorno alla data del 6 di settembre, martedì prossimo. Ricordatevi che però i mercati hold sabato e domenica sono chiusi, ragazzi, quindi questo è molto significativo, e vi dirò, io sto un po' attendendo questa chiusura a livello operativo, perché se da qui iniziasse proprio in maniera molto classica, molto proprio standard, un nuovo ciclo mensile di Nasdaq, non vi nascondo che la possibilità di andare long su alcune criptovalute, non magari Bitcoin, che sta mostrando purtroppo una forza relativa un po' scarsa rispetto alle altre cripto, ma andare long poi su altre cripto un po' prese con l'occhio fine, raffinato sul grafico, potrebbe essere interessante, ragazzi, perché un appino di Nasdaq porta poi con sé degli sviluppi di enorme volatilità su alcune cripto, magari la stessa Ethereum nelle top, ma anche altre che sono molto interessanti. A tal proposito, poi magari facciamo un nuovo video proprio sulle top crypto, perché quelle degli scorsi mesi sono andate molto bene. Adesso poi abbiamo chiuso, vediamo se però possiamo ritornare su quelle crypto con appunto l'inizio di questo nuovo ciclo mensile. Perché vi sto dicendo questo? Perché l'indice di correlazione, ragazzi, tra Nasdaq, mercati hold, anzi standard più 500, a dire la verità, quello su Nasdaq non riesco a calcolarlo, e il Bitcoin è ancora molto alta, ma non è solo molto alta, è la
più alta di sempre, ragazzi. Vi faccio vedere il grafico della correlazione, che è arrivato quasi al livello di 0,74 qui, ragazzi. 0,74 il tasso di correlazione tra Bitcoin e Standard Poor's 500 contro una media storica di più 0,2 meno 0,2, cioè assoluta, diciamo, non esiste nessuna correlazione, quindi intorno allo zero. Adesso è sceso, vedete, un pochettino da questo massimo che era avvenuto a maggio. Abbiamo una discesa, ma la correlazione sta ritornando, è comunque sempre intorno allo 0,607, 0,64 adesso. Ragazzi, 0,64, 0,7 è una correlazione altissima, perché l'indice a 1% in pratica è una fotocopia l'uno dell'altro. Quindi immaginate cosa significa un tasso di correlazione allo 0,7. In pratica, per il 70% delle volte si ripete lo stesso atteggiamento fra Nasdaq, S&P 500 e Bitcoin. La cosa è molto rilevante, però fin tanto che questa correlazione non va a eliminarsi, possiamo sfruttare proprio questa correlazione al nostro vantaggio. Guardate bene che la correlazione non è, ragazzi, istantanea, non è i mercati old vanno giù, allora Bitcoin crolla subito, non è così, è comunque uno 0,7, non un 1, va bene, ragazzi? Quindi significa che la probabilità è molto alta che seguano. Quindi noi possiamo sfruttare questa informazione se magari Nasdaq va con un nuovo mensile, diciamo inizia un nuovo ciclo mensile e prova a spingere poco poco, perché sappiamo che con la Fed che stringe i rubinetti di lungo periodo non se ne parla, ragazzi, questo ve l'ho già detto. Però nella parte di trading, proprio nei cicli mensili, c'è molto cash, c'è molto possibilità di fare profitti interessanti, che sono di gran lunga i più importanti in questa fase, soprattutto in ambito di alta inflazione, perché, ragazzi, in ambito di alta inflazione vi assicuro che saper maneggiare le regole del trading e degli investimenti non è a lunghissimo ma a medio periodo, medio breve, è molto molto utile. Quindi questa zona è la terremo a mente per la prossima settimana, mancherebbero proprio qualche giorno per andare a fare la sua struttura. Dopodiché il mercato old, quindi Nasdaq, dovrà affrontare questo ostacolo, ragazzi, cioè la media mobile a 200 periodi, perché anche un eventuale nuovo ciclo mensile che non ha la forza di andare a toccare e rompere questo livello, non cambia assolutamente niente sul trend di Nasdaq. Quindi la cosa migliore che può fare è oscillare in laterale, ma senza il breakout della media mobile a 200 periodi non cambierà nulla, probabilmente il mercato non avrà la forza magari di fare più di tanto up. Peggiore è il concetto, ragazzi, invece, se già questo ciclo mensile di Nasdaq va a breccare il suo minimo di partenza, che è quello del 26 di luglio, questo qui. A quel punto, e vi ricordo che mancano ancora qualche giorno perché qui siamo intorno al 6-7 di settembre, se dovesse breccare, scendere un paio di giornate, andare intorno a questo livello, segnerebbe anche lui un mensile ribassista. Mensile ribassista che Bitcoin ha già segnato, Ethereum no, infatti è più forte di Bitcoin in questa fase, una fase delicata per le cripto. E poi il 15 c'è il merge. Andiamo però a fare un'altra cosa, quindi da questo dato abbiamo un'operatività molto ghiotta, cioè andiamo a guardare Nasdaq nelle prossime settimane, vediamo se inverte il trend su magari time frame più piccoli, vediamo se inizia una nuova fase di ciclo mensile e andiamo a buttare dentro i nostri investimenti, i nostri trade sulle altcoin che magari possono essere più forti di Bitcoin in questa fase e vediamo che succede. Ovviamente non sono consigli finanziari, ma è tecnica di trading, ragazzi, o lo fate o lo sapete fare. Se lo sapete fare, prendetelo anche come esercizio, magari se non avete l'abitudine usate il conto demo, così non perdete niente, ma perché no, esercitatevi anche in questa cosa, che vi fa riflettere su come sono belli anche questi movimenti e non soltanto ragionare da qui ai prossimi 77 anni, che poi magari in realtà non si sa poi se ci arriviamo, speriamo di sì. Ok, gesti apotropaici a parte, ragazzi, ritorniamo sui grafici e andiamo a vedere quello che è lo spread tra Bitcoin e Nasdaq. Questo spread è creato come ratio tra Bitcoin diviso Nasdaq 100, ciò significa che se Bitcoin
è più forte di Nasdaq 100, avete un trend al rialzo, se Bitcoin è più debole un trend ribassista. Andiamo a fare un'analisi ciclica su questo spread, lo spread che abbiamo guardato tempo addietro proprio per capire se era il caso di tenere dentro più crypto e meno old economy, meno stable coin, e che una volta che ha breccato questo livello, ve l'avevo mostrato in un video, questo livello qui significava caput regolare per quanto riguarda le cripto e le position nel portafoglio di medio e lungo periodo di tutti gli investitori avrebbero dovuto volgere più al stablecoin o investimenti classici, che però in questa fase non sono un granché, soprattutto le stocks, perché bisogna ragionare in termini di, con macroeconomici, con il rialzo dei tassi, ma di questo poi magari ci focalizziamo nel prossimo video. Però in sostanza, ragazzi, questo tipo di grafico ci dava un'idea generale sulla debolezza e sul trend di Bitcoin rispetto a Nasdaq 100. E oserei dire, lasciatemi in termine, adesso non ho quell'effetto zoom della camera, mi zoomo io, un disastro, ragazzi, un disastro. Va bene, perché ve lo faccio vedere in maniera molto chiara, netta e sincera, poi tutto può accadere, ci mancherebbe, ancora noi siamo tutti pro cripto, però questo è un grafico molto molto difficile da gestire. Intanto vi metto la struttura della un time frame daily che vi indica che questo ciclo annuale è ribassista, è iniziato a luglio del 2021, un ciclo annuale tutto al ribasso, quindi Bitcoin molto più debole di Nasdaq, quindi conviene assolutamente avere l'indice Nasdaq e non Bitcoin, o meglio ancora le stablecoin, ma questo insomma, è abbastanza evidente. Ma questo trend è cambiato, sta cambiando. Andiamo a ragionare in termini proprio di analisi ciclica su questo grafico qui. Questo grafico, ragazzi, anzi facciamo una cosa, ve lo porto sulle linee settimanali, perché mi piace di più analizzare il TF settimanale sugli spread, perché li ritengo più puliti. Questo tipo di grafico è a un bivio molto molto rilevante, perché il precedente ciclo era stato da 182, vedete, 182 giorni su Bitcoin contro Nasdaq. Questo qui sembrava aver fatto un minimo il 27 giugno a 161 come una specie di ciclo semestrale corto, però poi qui abbiamo avuto un nuovo minimo, vedete, in questa zona a 217 giorni, che sommandoli insieme ci portano in pratica, anche se questo è un po' più in lì, ci portano in pratica ad un ciclo di 400 giorni circa, che potrebbe essere sufficiente anche a chiudere un ciclo annuale. Mancherebbe un po' qualcosina, ve lo dico in maniera molto schietta e sincera, cioè sembra che un po' stiamo tentando di accorciare i tempi, però è anche un ciclo ribassista, quindi questo qui, ragazzi, 400 giorni rispetto ai 4,40 standard, di solito sono più o meno 4,40, che porterebbe settembre-ottobre, potrebbe starci, ragazzi. Cosa vi sto dicendo? Vi sto dicendo che se inizia un nuovo ciclo annuale Bitcoin-Nasdaq su questo spread, teoricamente nella sua prima fase Bitcoin diventa più forte di Nasdaq 100, e questo probabilmente indicherebbe una ripresa dei mercati per qualche mesetto, che poi è quello che ci stiamo aspettando alla fine di questo benedetto ciclo annuale, che non sappiamo se è stato chiuso a giugno o chiude a momenti nell'arco di appunto un mesetto circa. E questa è una chiave molto rilevante, ragazzi, perché proprio questo spread ci dà un'ulteriore conferma di quando sarà il momento di salire sul carro, anche se fosse un carro che dura 2-3 mesi, è un carro, ragazzi, che può dare rendimenti molto rilevanti, ma di gran lunga rilevanti, che possono sopperire anche a un intero anno di bear market. Perché poi, ragazzi, la verità è che non dobbiamo prendere questo tipo di operatività come infinita, entro lì e poi resto per tutta la vita. No, ragazzi, perché nelle fasi di rialzo dei tassi di interesse bisogna essere un pochettino più smanettoni e più veloci, poi magari ne parliamo. Quindi stare proprio sul mercato in una fase in cui la Fed toglie i soldi
ok, stride un po', no? Allora magari si può anche optare per stare sul mercato un mesetto, due mesetti necessari a fare un buon rendimento e poi magari mettere uno stop alle nostre operazioni, un semplice stop, trailing stop, che magari ci fa dire ok, comunque io il 30-40% me lo sono portato a casa, 30-40% state a pari e patta con l'inflazione per i prossimi due anni, magari andatevene in vacanza, avete fatto il avete risolto il dilemma dell'investitore. Vabbè, scherzi a parte, va bene. Allora vi faccio vedere questa questione, finestra ciclica classica. Adesso la ridipingiamo con il nostro rettangolino, wow, se il nostro classico rettangolino. Questa è una finestra temporale, non di prezzo, ragazzi, però questa è la finestra ciclica classica. Da adesso in poi, fine mese di agosto fino a questa zona, tutti i minimi di questo indicatore, di questo ratio, di questo spread sono giusti, buoni per chiudere un ciclo annuale anche Nasdaq Bitcoin. La sua soluzione perfetta è l'arrivo in questo punto, vi dico francamente, quindi il famoso mensile ribassista su Bitcoin e Nasdaq che va a chiudere tutti i giochi sinergicamente e fa coincidere tutti i cicli. Arriviamo a livelli di target anche su Bitcoin notevoli, sembra che Bitcoin infatti non abbia proprio voglia di salire, e solitamente queste cose qui avvengono quando il mercato non ha ancora trovato il timing giusto, quindi proprio quando un ciclo ancora è in atto e non è stato chiuso, perché il mercato sembra non voler sentire ragione, non prende spunto rialzista, insomma vede le notizie sempre male, quindi può essere una fase molto interessante. Allora questo spread lo andiamo a riprendere e poi magari cosa andiamo a fare? Solo un pullback di questa vecchia canale che era qui e poi ritorniamo a scendere, di questo ne parleremo poi quando sarà avviato il processo. Ma attenzione, perché mi piace molto questa fase, è una fase che da qui al prossimo mese, mese e mezzo, sarà sotto stretta osservazione, perché, e io spero sia così, ve lo ripeto in ogni video, se andiamo a chiudere l'annuale adesso, allora poi io la vedo meglio, cioè respiriamo un po', respiriamo l'aria e la primavera, più o meno così, cioè andiamo un pochettino, non a fare una bull run, ma a respirare, magari a riprendere il tono che ci manca, il tono muscolare di Bitcoin, e magari insomma vedere che cosa si può fare. Allora, questo è il grafico importantissimo che mi mesciappato a quello che vi ho detto prima su Nasdaq 100 e a quello che ci siamo sempre detti, ci diciamo una settimana, su Bitcoin può essere di grande utilità. Un mese è qualcosa, i famosi 50 giorni di fuoco iniziano da fine agosto. Iniziano da adesso. Questo grafico potete ricrearlo su TradingView andando semplicemente a scrivere BTC, vedete BTC USD diviso la currency US 100, e vi trovate il vostro spread, lo salvate su TradingView, ragazzi, e lo andate a seguire. Questo è un TF weekly, attenzione che questa è una media sbagliata perché è sul weekly la 200 è un po' lunghetta, quindi non andate a considerarla, ma di solito noi usiamo queste due sul weekly, ve le ripeto, che sono la 50, la 26 e la 52, che sono la media dell'annuale e del semestrale, che in questo caso ovviamente sono già tutte al ribasso, però non ci interessano le medie, qui era una questione di price action. Questa è la struttura di questo ciclo, vediamo se in questa finestra temporale ci regala il minimo buono per andare a chiudere tutti i giochi. Bene ragazzi, per oggi è tutto, fatemi sapere cosa ne pensate e soprattutto avete un elenco di cripto che possiamo mettere sotto il mirino in un cestello da prendere come un sacco da tirar fuori proprio qualora dovessimo avere un dip in questa fase, perché in questa fase un dip potrebbe essere interessante proprio perché ciclicamente siamo in un determinato contesto. Quindi qualora avvenissero questi eventi e tutti i puntini si andassero a collegare tra di loro, perché no? Andiamo a valutare una dip, magari io non riesco mai a comprare contro trend, quindi aspetto sempre una leggera inversione, la devo vedere, però magari l'andiamo a valutare, perché no? Fatemi sapere se avete qualche chicca, non mi dite criptovalute con meno 99% che anche le guardo, vabbè. Ciao ragazzi!